Eccoci, allora per questo progetto utilizzerò un basil color tabacco e alcune carte del set Butterfly Kisses del sito Pink Your Life. Iniziamo tagliando il nostro cartoncino in due pezzi da 15 cm per 30, ottenendo quindi in questo modo due pezzi di cartoncino 30x15. Ci occorrerà poi un altro pezzo di cartoncino, questa volta una carta craft da 15x4 cm. Ora prendiamo tutti i cartoncini a nostra disposizione e andremo a fare delle pieghe, che potete fare anche segnando i punti con un righello e poi marcando le pieghe con un bulino come questo, oppure, come andrò a fare io, utilizzare una tavoletta da taglio che abbia la lama per cordonare a disposizione. Dunque, nei cartoncini grandi andiamo a segnare due pieghe, una a 10 e una a 20. Facciamo lo stesso sul secondo cartoncino, mentre su quello piccolo che andremo a utilizzare come spina facciamo due pieghe di 1 cm ciascuna e le facciamo nei due lati maggiori. A questo punto andiamo a piegare tutto, ovviamente la spina andrà piegata in questo modo. Mentre le due strisce di cartoncino andranno piegate a fisarmonica, quindi andando a piegare i lati nelle due parti opposte. Ora andiamo ad incollare le pagine sulla spina applicando l'adesivo. In questo caso andrò ad utilizzare la colla vinilica per una maggiore forza all'interno delle pieghe. Per poi incollare le pagine che vanno piegate in questo modo. Quella destra va messa in questo modo. Poi incolliamo anche quella sinistra, che andrà messa invece in questo modo. Ed ecco la nostra base pronta. Per rivestire le copertine utilizziamo due cartoncini color argento da 14,3x9,2 cm. E poi due cartoncini da 13,3x8,2 cm. Dunque procediamo ad incollare tutto nelle copertine del nostro album. Dunque ora possiamo anche procedere con la decorazione delle pagine, che rivestiremo con diverse carte decorate da 14,3x9,2 cm e ce ne occorrono 10. E dunque procediamo ad incollarle nelle varie pagine. Sulle pagine inseriamo dei cartoncini con l'indicazione per la foto da 10x8 cm e ne realizziamo 10. Per dare loro la forma di una istantanea, creeremo il contorno usando la frame punch board. Dunque procediamo creando il contorno con il punch per gli angoli interni, mentre spostiamo la guida per creare nella parte che andrà in basso un bordino un pochino più alto, che quindi andiamo a fare. Infine andiamo a tagliare la carta tra i vari angoli, quindi quella esterna che unisce tutti questi pezzi, e lo facciamo con l'altra parte della tavoletta.
Ed ecco qua che abbiamo la nostra forma istantanea. Visto che mi piace di più, io arrotondo anche gli angoli esterni. Dunque, facciamo la stessa cosa con tutti gli altri cartoncini. E dunque possiamo procedere nell'incollare tutte le cornici all'interno delle pagine. Ora possiamo dedicarci alla decorazione della copertina. Per farlo utilizziamo vari pezzi di cartoncino. Come sapete, a me piace molto tenermi su uno stile abbastanza minimalista, e come titolo utilizzerò la fascia delle carte che ho utilizzato del set Butterfly Kisses per creare un titolino, perché lo trovo veramente delizioso e quindi non lo butto via, ma lo riutilizzerò appunto per decorare l'album. Ora possiamo realizzare la chiusura. E lo facciamo prima di tutto andando a rivestire la spina dell'album con un pezzo di cartoncino da 14,3 per 1,5 cm. Ora prendiamo la misura centrale della spina, che sta quindi a 7,5 cm, e qui andremo a realizzare un foro. Potete farlo utilizzando un punzone come questo, oppure come farò io potete utilizzare la Crocodile Big Bite per fare appunto un foro. Prendiamo un nastro con un colore che andrà ad abbinarsi con la nostra creazione. La lunghezza sarà di circa 72 cm e prima di tutto andiamo a vedere quanto nastro ci occorre sul davanti e sul retro. Infatti, per riuscire a creare un nodo sul davanti avremo bisogno di più nastro sul retro e un po' meno sul davanti. Quindi facciamo una prova e andiamo a segnare il punto in cui applicheremo l'occhiello per tenere il nastro, che quindi appunto sarà con questo occhiello. Ed ecco che possiamo andare a chiudere il nostro album. Ed ecco il nostro album terminato. Vi ricordo che, visto che si tratta di un tutorial dimostrativo, troverete in vendita questo mini album nel mio shop a un prezzo scontato.